finalmente abbiamo l'ufficialità, cioè il Ministero, la Difesa, ha dato il via all'utilizzo misto dell'aeroporto, quindi potrà essere anche civile. Quindi diciamo che adesso è necessario capire in che modo potrà essere sfruttato. Rimangono in piedi ancora entrambe le proposte che erano state fatte, vale a dire sia l'utilizzo come polo di protezione civile, sia l'utilizzo per quanto riguarda l'utilizzo commerciale, quindi in favore della logistica piacentina. Ecco, noi speriamo che quella che noi da sempre abbiamo ritenuto la proposta migliore, che è quella appunto di utilizzarlo come polo di protezione civile, sia quella che verrà poi definita effettivamente, perché l'utilizzo come polo commerciale in funzione della logistica ha effettivamente delle criticità e molto significative, soprattutto per quanto riguarda il discorso viabilistico e l'impatto ambientale sulla zona, la lontananza dell'autostrada rispetto all'autostrada. Insomma, ci sono una serie di criticità che noi continuiamo a ribadire. Quindi va bene, siamo contenti che effettivamente ci sia oggi l'utilizzo misto, quindi la dismissione per quanto riguarda l'ambito militare, però ribadiamo che siamo fortemente contrari all'utilizzo di questo aeroporto per quanto riguarda la logistica piacentina, una cosa che speriamo che non accada. I territori comunque sono fortemente contrari a questo utilizzo. Per il momento poche idee e confuse, speriamo che si arrivi effettivamente ad avere un parere univoco e che sia quello che noi abbiamo fin da subito detto essere quello più logico e migliore per il territorio.